Ragazzi, vi devo dare una brutta notizia. Davanti alla nostra finestra, in casa, cioè fuori casa però, davanti, dopo la zanzariera, c'è un nido di vespe. E parlando di insetti, ho un pizzico grosso così di zanzara. E il dentifricio è la soluzione bella a questa cosa. Adesso andremo un po' a vedere questo nido di zanzara. Di vespe. Ok. Tipo, è quasi mezzanotte. E andremo a... Ok. E adesso andremo subito a vedere. Strana questa pila, questa batteria, quello che è. Guardate quanto è strana. Clicco qui e va sopra. Clicco qui e va sotto. Wow. Ragazzi, non ho mai visto una cosa del genere. Guardate quant'è. Mai visto. Oh mio Dio, le vedete? Io le vedo. Oh, Sono sono tutte. tutte lì. Oh, mi fa impressione. Infatti, mamma, c'è una qua sotto. Chiudi. Sembra che ce n'è una lì, morta. Morto. Leo, Leo! Correte! No! Ti vengono addosso, giù! Corri! Come hai già fatto? È lì. Hai già fatto? E quindi che è successo? Sulla finestra? Dove, papi? Papi? Oddio mio. Oh, abbiamo preso la debita distanza, ragazzi. Io ritorno su. Dove sono? Lì. Detto che ce n'erano tante. Vedete? Ma sono vespe? Sì. Sì. Sono gialle e nere, sì. Che cosa vuoi fare con quel coso? No, io non voglio entrare, ok? Devo trovare il nido da sotto. No, Leo! Leonardo! Non mi spingere! Io non voglio entrare, mi fa senso! No, mi fa senso! Mi fa Lo senso! vedo io Mi fa poi. senso! Vai tu! Resuscitano, io ho paura. Tutte. Immagina se resuscitano tutte all'improvviso. Aiuto! Leo, c'ho le scarpe! Eccolo! No, io non voglio guardare, ho paura. Per terra, guarda! Cos'è un'ape? Cos'è una vespa? Da molto No, vicino, vai. tieni la telecamera. Vai. No. Ma mi fa senso. Vai. Basta. Liberami. Mamma dice che praticamente le vespe risuscitano. Sì, e poi vengono da me stanotte mentre sto dormendo. Ragazzi, operazione vespe compiuta. Buongiorno, Leo. Usate Leonardo di